Ciao a tutti, cicciuzze e cicciuzze, e benvenuti a questo nuovo gameplay. Oggi proviamo a parlare di qualcosa di nuovo, a giocare qualcosa di nuovo. Oggi giochiamo Mirror's Edge, come si potrebbe più o meno intendere, neanche tanto, come con la schermata dovrebbe potervi far intendere, non tanto. Mirror's Edge, già in genere sapete che gioco Morpg, avete visto i primi video del mio canale, erano completamente Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Ma oggi voglio provare questo gioco che è stato un'innovazione. È uscito circa. Oggi siamo nel 2012, quindi più o meno 3 anni fa, 3-4 anni fa. 2008, 2000, 2008, per Windows 2009. È iniziato con Xbox 360 e PlayStation 3 e fu da subito un giocone perché, tralasciando la colonna sonora epica, diede tutto un nuovo genere di gameplay al mondo, perché in Mirror's Edge si giocano i panni di questa giovane ragazza che fa la runner. Fu famosa perché nell'edizione italiana la voce della ragazza, la protagonista, fu data da Asia Argento. Nonostante sinceramente i dialoghi non è che sembrano tutta sta bellezza, comunque il gameplay è carino perché in pratica i runners sono una. Un attimo che mi è crollato qua. I runners sono una professione futuristica nella quale praticamente, dato che ormai le strade sono troppo pattugliate, i ragazzi possono solamente iniziare a scambiarsi informazioni e qualsiasi altro tipo di generi sopra i tetti delle case. Quindi questi runners erano quelli che oggi sono definiti parkour, se non ricordo male, quei ragazzi che saltano muri, fanno capriole, fanno tutte quelle cose epiche, strane, che io non potrei fare perché sono un sacco di patate. E andiamo a giocare, ragazzi. Vediamo di fare qualcosa di utile oggi. Sto giocando col controller dell'Xbox attaccato al computer perché iniziamo una nuova. Ok. E il controller dell'Xbox, perché per questi giochi è preferibile l'Xbox, sinceramente da tastiera non saprei quale tasti spingere, mentre per l'Xbox un tempo la città LB, vibrava di energia, sentite la sporca, voce pericolosa, di Sargento. ma viva e magnifica. Ora non è più così. Il cambiamento è stato graduale. Molti non l'hanno visto, hanno chiuso gli occhi e l'hanno accettato. Hanno scelto una vita tranquilla, altri invece no. Coloro che si sono rifiutati di adeguarsi sono stati emarginati, criminalizzati. Sono i nostri clienti. Noi ci definiamo runner. Viviamo al confine fra la facciata scintillante e la realtà, il bordo dello specchio. Cerchiamo di stare alla larga dai guai e la polizia ci lascia in pace. I runner vedono la città in modo diverso. Noi vediamo il flusso. I tetti diventano percorsi e collegamenti, possibilità e vie di fuga. Il flusso è ciò che ci tiene in corsa, ciò che ci tiene in vita. Per quanto non fosse È ora di allenarsi, Fate. tutta questa Lo so che non ti recitazione, piace, ma la caduta ti ha messa fuori servizio per un po'. ho avuto un E po' ora di devi tornare in brividi, un po' di forma, specie in brividi. questa città. Bello il nuovo campo di addestramento, eh? Sì, tantissimo. Celeste è in giro per un lavoro. Raggiungila e segui l'ispirazione, Non so, ok? devo farlo per forza il tutorial? Sì, facciamo per forza il tutorial. Blum, 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 blum. LTRB. Start per gli obiettivi. Ora vedrete perché utilizzo il joystick LB per saltare. Wata! Stavo per cadere. Ok. Io sono una schiappa infernale a questi giochi, quindi ci sarà da ridere. B. Eccola, e seguila. Ok, quello era X inavvertitamente, che è il tasto rallentamento del tempo. E questo invece serve per girare. Ok, sto facendo pasticci con i tasti. Oh, la bionda. Ciao Fate, Ciao, bella. bentornata. Ciao, grazie. Non pensavo di rivederti così presto. E scappa. Non so di vedere. Ok. Posso farcela. Un po' di contegno e un po' di organizzazione. Posso farcela. Sì, ce l'ho. Prince of Persia, ragazzi. Prince of Persia.
Hopla! Beh, vabbè, possiamo andare meglio questo. E scalpita. No. Vabbè. Basilio. Beh, non me l'ha contato. Come ci torno indietro? Dammi dire. Ma dai, non posso più uscire. Questo è un buggone infernale. Vabbè. In pratica non mi ha contato quel salto sul muro. E ho sfondato comunque la porta. Si è richiusa alle mie spalle e non mi ha fatto rientrare. Non so perché non mi ha contato. Ok, le pivette vicino al muro iniziano a chiedersi. Ah, salto. E sfondamento. No, non mi riesce mai. La porta si richiude. Esattamente, una posta. Oh, camminamento, attenzione. Ci vuole equilibrio, che io ho molto poco. E ora vi faccio capire perché si usa il joypad. No, tasto sbagliato. Opa. E salto. Ok. Ah, sempre molto Prince of Persia. Sì, lo stile di gioco lo vedete. Non è. Cioè sì, è molto simile a Prince of Persia. Però Prince of Persia è Dragon Ball. Effetti speciali, cazzi e mazzi. Infatti siano un cazzo. Mentre Mirror's Edge è molto più tendente a realistico. Un po' più tendente a realistico. Decisamente la grafica è qualcosa di spettacolare. Le musiche sono eccelse. I discorsi a quanto pare sono anche molto carini, nonostante l'interpretazione forse scarseggia un po'. Non lo capirò mai. E devo solamente saltare. Perché non me lo fa? Cosa c'è di troppo difficile? Vabbè, poi devo girare attorno al muro. Ok. Palo. Ah, stavo per farmi malissimo. Altro palo. Altro palo. Ok, ok. Per ora ci siamo. Ci siamo. Sto sudando. Fa caldo. Ma ci siamo. Ci stiamo capendo. Ok, doppio salto sul muro. Questo è un po' più difficile. Perché bisogna girarsi in volo. Con passerellina pericolante. Hop, hop. Vabbè, non è stato difficile. Ok. Lentissima la passerellina pericolante. Oh, non inverti la tua direzione. Hop. Sì, problematico. Non agguantare il cordone può risultare in un problema grosso per gli arti, soprattutto. Riproviamoci. Hop. Perché l'ho messo? Con LTV. Chomp. Chomp chomp. Ok. Questo era facile. No. Poco prima di toccare terra. Ok, 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 ok. Sto iniziando a comprendere. Qui poi ci sono un sacco di combo per disarmare gli avversari, perché si combatte poco da quello che ho capito. Qui qua ci siamo.
allenamento Meg di vuole che ti alleni un po' a combattere. Vai. Sai come la pensa. Lo pronta? So. Fatti sotto. Mi faccio sotto. Espressione incattiva della tizia. Ops. RT per sfogliare un po'. Ah, LT, RT. Ok. Va bene, Fate. Ora rivediamo come si eseguono i disarmi. Non si sa mai. Non si sa mai. Ma si mette da dietro. Carino. Le posso sparare ora? Oh, le posso sparare? No. Non era previsto. Puoi sparare, ma non colpire Celeste. Ok, basta. Andrò più molare. Ricorda cosa hai imparato. Quando combatti, dividili e affrontali uno alla volta. Va bene. Bisogna scegliere il momento giusto. Praticamente bisogna attaccare quando l'arma diventa... Quando l'arma diventa rossa, bisogna recuperare l'oggetto. Vedi, ora diventa rossa. E io le do lo scappellotto. Perché se gli dai lo scappellotto, lascia l'arma la persona automaticamente. Rallentatore. Poink. Ok. Ok. Va bene ragazze, basta addestramento. Ci è ora di fare sul serio. Se la Drake ha un lavoro per te, contattalo. Fate, fammi sapere quando sei pronta. A più tardi. Voglio giocare, sì. L'idea migliore. Va, un pugno nelle palle. Controllo non è possibile. Valigie dei runner e punti di deposito. Ok. Una produzione dadi. Ecco, Mirror's Edge. Come vi avevo ben detto. Lo so, c'ho sempre ragione, non me lo dite. Ora si uccide. Ah no, si scivola. Scacciamo. Attenzione, questo lo saprò fare anch'io prima o poi. Potete notare come la musica sia interessante. Qui si pianta a terra, vabbè sì, ovviamente, senza rotolare. Sì, Fate, gli uccelli saranno rimasti di stucco. Quando la finisci di dare spettacolo, prova a concentrarti sul lavoro. Ok. Porta Celeste in posizione per uno scambio. Devi consegnarle la valigia. Sarà accanto alla torre di comunicazione di fronte a te. Era già rossa, si vedeva. Va bene, proviamo a venirne fuori. Da tutto ciò. No. Ok. Fa croc. Il primo giorno di lavoro non è andato benissimo. Vediamo se posso trovare qualcosa. Ah, c'è di meglio. No. Ci potrebbe essere di meglio, ma non riesco a capire. Ah, è quello il salto da fare, forse. Sbagliando io. No, decisamente no. Sì, ma per forza è quello. Beh, se l'inizio è questo, non andremo molto lontani. Non ce la muoio a saltare. Fanno un po' di ricorsa. Bene. Forse prendiamo anche dopo più indietro. Questo.
poco male. Beh, sembra molto carino però il film. Mi hanno detto che ci si annoia molto facilmente a un certo punto, però mai dire mai. No.